In Italia è stato stimato che ogni italiano ogni mese getta via circa 3 kg di cibo al giorno. E questo è quello che emerge dai diari, quindi da ciò che viene registrato. Ma se noi andiamo a vedere che cosa realmente succede nelle case italiane, possiamo mettere in evidenza che se chiediamo a un italiano quanto spreca, questo dichiara di buttare via 50. Nel diario poi registra 75, mentre nel suo bidone della spazzatura troviamo 100. Questo perché in primis non è chiaro agli italiani che cosa è spreco alimentare. In secondo luogo perché è un fenomeno deprecabile, quindi gli italiani cercano, come naturalmente tutti gli altri cittadini del mondo, cercano di autoassolversi. Ma per ovviare a questo abbiamo pensato da qualche anno di lanciare il premio Vivere a Spreco Zero, cioè la possibilità da parte di tutti i soggetti di poter condividere quelle che sono le proprie buone pratiche di prevenzione e riduzione dello spreco alimentare. E a questo premio possono partecipare sia le amministrazioni pubbliche, che le imprese, che le scuole, che i singoli cittadini. Quest'anno infatti i cittadini potranno scaricare dal portale sprecozero.it il Waste Note, che è un diario anche di buone pratiche, dove poter registrare che cosa viene fatto all'interno delle mura domestiche per ridurre o prevenire lo spreco alimentare e poi attraverso una foto condividere questa buona pratica scritta nel portale Spreco Zero. Le migliori buone pratiche, insieme a quelle delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e delle scuole, saranno premiate a fine novembre.